Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Ho cercato di mettere nell'inquadratura questa zucca per entrare un po' nello spirito di Halloween. Ecco, forse così si vede un po' di più, ma è troppo grande per cui o riprendo il tappetino o riprendo la zucca, ma vabbè. Tra l'altro è bellissima, tutta glitterata ed è di Tiger. Come vedete ho qui 5 pacchettini di Santoro, la nuova serie, non ci credo nemmeno io, è uscita così, come un fulmine a ciel sereno. Non me l'aspettavo che appunto uscisse così velocemente in Italia, cioè velocemente non tanto, però improvvisamente, diciamo, in Italia, e sono super super contenta. Allora, le bustine sono queste qua. Tra l'altro, se sentite una mosca girare, non credo che si senta, però è grossa e quindi fa zzz, è fastidiosissima. Comunque, allora dicevo, me le ha portate mamma a sorpresa, quindi sono contentissima e infatti ho una manicure terribile, però mi avete chiesto su Instagram di portarvele sul canale e chi sono io per non accontentarvi? Io vi accontento sempre. E quindi eccomi qua con 1, 2, 3, 4, 5 me ne ha prese. Vengono 2,99 euro, sono le bustine Santoro ovviamente, e sono distribuite da De Agostini come la serie precedente che io avevo concluso, le avevo tutte e quindi sono curiosa di vedere quali troveremo oggi. Allora, vi faccio un attimo uno zoom così vediamo insieme. Non ho preso il libricino, mamma, forse non gliel'hanno dato, vabbè, è uguale. Di solito danno un libricino. Comunque, queste sono quelle che si possono trovare. Lei è la mia preferita, tanto che volevo prendere la bambola grande con questo personaggio. Mi piace un sacco con le due codine. Ma anche quella con i capelli rosa, questa, cioè sono tutte bellissime come le precedenti. Quindi, visto che oggi andremo ad aprire ben 5 bustine, io direi di darci una mossa. Iniziamo subito con la prima. Ho preso appunto le forbici, altrimenti lo sapete che sono piuttosto impedita. Io adoro questi video unboxing, mi piacciono tantissimo, ne guardo veramente un sacco. Mi aspettavo di trovare un libricino dentro, invece non c'è. Bisogna che lo recupero la prossima volta che appunto le compro. Devo chiedere anche il libricino, il manualetto che danno con le bustine. Allora, la prima che ho trovato, almeno per sapere i loro nomi, mi fa strano che non ci siano. Boh, fatemi sapere. Allora, la prima che ho trovato appunto è questa qua, con l'adorabile vestitino arancione e una letterina tra le mani. Quant'è bella e ottombrina, se così si può dire, proprio in stile di questo mese di ottobre, no? Che i suoi colori sono un po' l'arancio, eccetera. Allora, voglio sentire il profumo, scusate. Ok, il profumo, come la serie precedente, non è poi così intenso, ma sto adorando che hanno aggiunto dettagli nei piedistalli. Qui c'è un libro e qua ci sono un po' di, credo siano penne, pastelli. Quindi lei, oddio, quindi lei praticamente, ora la inserisco nel suo piedistallo, sta qui a scrivere lettere. È una cosa troppo troppo dolce, guardatela. È bellissima, è arancione, il suo vestitino qua è tutto pizzettato, e i capelli sono lunghi e mi fa impazzire, vi giuro, questo dettaglio di aver messo degli elementi sul piedistallo piccolino. Non vi so dire che profumazione abbia, perché sinceramente non profuma moltissimo. Quindi questo non ve lo so dire. Comunque, speriamo di non averne trovato un'altra uguale. Io la vado a mettere laggiù e apro la seconda bustina. Ovviamente fatemi sapere sotto se anche voi le collezionerete e le acquisterete. No! Que, doppia. Iniziamo subito bene. Questa è doppia. Quindi non sto neanche a rispacchettarla nel caso poi decidessi di fare uno scambio. Ma dai, che sfortuna! Uffa! Mia fortuna in questi giorni è palese. Tiro fuori prima il piedistallo. Meno male. Allora, questo è un piedistallo invece molto semplice, tutto dai colori viola lilla. Vediamo un po' la bambolina in questione, che è incastrata. No, vabbè, questa è stupenda.
Guardate, è bellissima, la tiro fuori e ve la mostro. Ok, eccola, voglio sentire l'odore. Oh mamma, questa profuma tantissimo, è buonissimo il profumo. Ok, la vado a mettere nel suo piedistallo. Anche questa devo dire che è una delle mie preferite perché è troppo cute con questi fiori tra i capelli, guardatela, è troppo troppo bella. Ed è tutta tutta floreale, i capelli lunghi che vanno un po' col vento, non ha le scarpine, mi fa impazzire questa cosa, aspettate che ve la inquadro meglio. E qui ha una cintura appunto col fiorellino, è stupenda anche lei, veramente bella. E poi questo vestitino lilla mi fa impazzire, guardate la manina, che cute, è troppo bellina, veramente troppo troppo bellina. Quindi queste due, non ci credo, ma questa proprio, cioè mi perseguita, guardate, cioè questi sono soldi proprio buttati, perché comunque 3 euro di 5 bustine, 2 doppi, mi rode un pochettino. Speriamo almeno nella terza, iniziamo male questa collezione. Cioè, ma scherziamo? Non ho parole. Ok, questo unboxing è stato un po' un fiasco perché ho trovato di 5 bustine 3 doppie. Cioè, ditemi se è possibile. Una, due, cioè no, 3 doppie, 4 uguali ne ho trovate. Cioè, pazzesco, ragazzi. Mai che succeda all'otto una cosa del genere, che escano numeri uguali. No, no, solo con le Santoro. Cioè, guardate, una tragedia questo spacchettamento. E così mi passa anche la voglia di continuare, no vabbè, scherzo. E niente, questa direi che è una di quelle più popolari. Spero di non trovarla più, perché veramente, ma che è bruttissima questa cosa. E spolliciate, iscrivetevi al canale se volete vedere altri spacchettamenti. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!